Ciao Estrellitas! Bentornati sul canale Las Lunas. Ho intenzione di organizzare uno scherzo a Sophie che in questo momento. No, vabbè, Estrellitas, voi non ci potete credere, ma Sophie mi stava beccando e quindi non posso rischiare che lei capisca che le sto facendo uno scherzo. Sono dovuta uscire di casa. Allora, adesso la farò cenare e mentre cenerà le dirò che domani deve tornare a scuola. Mentre tutti voi e tutte voi siete in vacanza, le dirò che lei deve tornare a scuola. Per la verità, io e papi gliele abbiamo già detto da qualche giorno, quindi lei è convinta che domani si alzerà e andrà a scuola. Poverina, non oso immaginare. Allora, shh, acqua in bocca. Mi raccomando, se vi piace questo scherzo, iscrivetevi. Cliccate la campanella e lasciateci un like. Eccoci qui a cena, Sofì. Facciamo vlog night routine questa sera. Salutiamo tutte le Estrellitas. Ciao. Ok, dai, tu Ciao. inizia a cenare, che c'è il passato di verdure. E poi, Sofì, questa sera devi fare in fretta perché dovrai preparare la cartella. Perché domani c'è scuola. Ma solo domani. Sì, E uscirò prima. Farò 5 ore. sì, in realtà domani e anche dopodomani. Però dopodomani è facoltativo. Adesso decidiamo se ci devi andare oppure No, no. io non ci vado. Perché no? Perché no? Però, allora, spieghiamo bene, Estrellitas. Tutti voi siete in vacanza, questo lo sappiamo. Anch'io? Anche tu, Sofì, sei in vacanza, ma domani devi tornare a scuola perché le maestre hanno detto che per darti i compiti delle vacanze devi fare 5 ore a scuola. Allora, Sofì, 5 ore a scuola domani, hai voglia? Intanto Sofì è lì che è caldo. Ma dateci il libretto e basta. Vabbè, però se le tue maestre hanno deciso così devi tornare. Saranno, almeno rivedi tutti i tuoi compagni di classe, l'unica cosa positiva. Senti, ma perché non chiedi alle altre Estrellitas che ci stanno guardando se c'è qualcuno che deve tornare a scuola? Prova a chiederglielo. Voi Estreitas dovete ritornare a scuola per 2 giorni. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Perché? Allora, tu sei contenta di tornare a scuola, giusto? No, sto chiedendo, sei contenta? No. Però, comunque, è un giorno di scuola come un altro. Cioè, sei in vacanza comunque, però, mentre tutte le Estrellitas in tutta Italia non andranno a scuola, l'unica classe, l'unica scuola che fa questa cosa è la tua. Mi dispiace. Dai, adesso non ci pensare, mangia. Adesso ci guardiamo un film e una faccia, Sofì. Allora, Sofì, cena e poi fai subito la cartella. Ti dico che cosa devi preparare. Allora, libro di matematica, quaderno di matematica, libro di storia, libro di riflessione linguistica, quaderno blu e quaderno verde. Perché poi dopo devi segnare tutto. Vi daranno degli esercizi a scuola da fare domani. Chi non li finisce domani ritorna a scuola anche martedì. Perché Sofì, devi avere tutto pronto per le vacanze. Allora, se tu Scusami, fai. se ora ci sono le vacanze posso usare i compiti ogni giorno che voglio. No, allora, tu domani vai a scuola 5 ore dal mattino, dalle 8. 8 più 5 quanto fa? Fa 13. Ok, quindi alla 1, fino alla 1. Poi vieni a casa.
Adesso non lo so, ci hai messo alla 1 o mangi a casa? Vabbè, questa cosa la devo chiedere. Comunque sia, tu vai a scuola domani, ti danno gli esercizi delle vacanze che devi scrivere. Ah, portati il diario, se no dove lo scrivi? Poi ti danno degli esercizi da fare domani, perché se no in 5 ore non è che scrivete solo i compiti delle vacanze. Fate gli esercizi, chi non li finisce li recupera il martedì. Quindi, se tu non riesci a finire tutti i compiti che ti danno domani, che servono per le vacanze, perché chi non li capisce poi non può andare in vacanza, cioè sì, può andare, però ritorna martedì chi non ha capito. Allora tu riporti martedì tutti i libri, le cose così, e finisci gli esercizi. Ce la fai a finirli tutti lunedì, Sofì? Sofì? Mi non riuscivo un secondo in pace, devono sempre esagerare compiti di qui, compiti di là. Sofì, la tua scuola è così, è una scuola dove si studia, dove si fanno tanti compiti, dove si impara tanto. Quindi anche durante le vacanze io non oso immaginare quanti compiti che vi lasceranno. Praticamente faremo al mattino, non vai al mare, farai i compiti. E al pomeriggio, se riesci a fare tutte le pagine, vai al mare. E comunque io ti consiglio vivamente, Sofì, domani di prendere bene tutti gli appunti, di finire bene, perché sennò ti tocca tornare martedì. Ti devo anche accompagnare. Cioè, io non è che ho voglia di accompagnarti. Ma soprattutto io, No, più per me, scusa. No! Io mi devo svegliare presto, ti devo portare là, poi alla una... Anch'io al presto! Sì, ma alla una ti devo venire a prendere. E io tutta la giornata lì. Vabbè, Sofì, allora vedi di sbrigarti. Anzi, adesso sbrigati a mangiare, che non hai mangiato niente, che dobbiamo fare la cartella. Perché stiamo parlando. Sì, vabbè, però per favore non ci mettere un'ora a fare la cartella adesso, Non ci metto un'ora. Due. No! Ecco come si lava i denti Sofì, si guarda con il suo specchietto piccolino. Evidentemente è più comoda che guardarsi allo specchio grande, vero Sofì? Sbrigati perché devi preparare la cartella. A few moments later. Ok Sofì, allora adesso devi preparare la cartella e poi andare a letto. Allora, quaderno verde, quaderno blu, libro di storia. Aspetta! Allora, quindi? Quaderno verde, quaderno blu, ce li hai? Mamma, ma quanto pesa sta roba? Ci sono incollati. Ok, c'è un miliardo di quaderni libri. Ok, poi quaderno di matematica, ce la facciamo? Dov'è? Dov'è? Lo sai tu dov'è? Non è in cartella, cioè non hai ancora disfatto la cartella dall'ultimo giorno di scuola, non ho parole. Tira fuori tutto e tieni solo le cose che ti servono per domani. Metti qui le cose che ti servono, dai. Poi il libro di riflessione linguistica. Ok. Libro di matematica. Di matematica e di storia. Alla ricerca. Much, much, much later. La Peppa, ma che super cartella per domani, Sofì. Infatti, qua c'è il diario e una felpa. La tiro fuori, in campo non serve, farà caldo. La felpa la mettiamo a lavare, direi. Dammela. Allora, andiamo a letto. Va bene, Sofì. Allora, adesso facciamo una bella nonna, perché domani mattina ti devi svegliare alle ore 7 per andare a scuola. Ok? Sofì? Che c'è? Non voglio andare. Non vuoi andare, però anche tutti i tuoi compagni di classe ci vanno, quindi ci dovete andare, ok? No. Dai, adesso spegniamo la luce, diamo la buonanotte a tutti. Buonanotte. Mi dispiace tanto che domani mattina devi andare a scuola. Purtroppo è così. La vita è dura, eh?
E tu? Non è Gubra. È difficile essere una studentessa. Succedono anche queste cose. Niente, senza parole. Allora io direi andiamo a letto. Buonanotte a tutti. Saluta tutti, non con i piedi, grazie. Ciao. Buonanotte. Ciao. Mi saluta con i miei piedi. Ah, e comunque, se non avete visto il video della lampada, andatevelo a vedere. Perché ti è venuto in mente ora? Perché si è accesa la lampada. Eccola qua, la lampada magica. Non vi spoileriamo niente se non avete visto il video. Va bene, adesso però devi andare a letto, eh? No. Buonanotte. No. Ci vediamo domani mattina e vediamo che cosa succederà domani, giorno di scuola. Buongiorno Estreitas, mi sono appena svegliata, Sophie ancora dorme, adesso andrò a svegliarla perché si deve preparare per andare a scuola, almeno questo è quello che crede lei. In realtà questa mattina dovrà andare al campus. Ha scelto il campus di cavallo, quindi sarà divertentissimo, ma lei non lo sa, lei crede di dover andare a scuola. Andiamo a svegliarla. Shh, sto parlando piano perché non vorrei farmi beccare, perché questo è uno scherzo epico. Buongiorno. Ecco qui Sophie che forse si sta svegliando. Sophie. Apriamo un po' le finestre. E voilà. Che entri un po' di luce. Sophie, è mattina. Sophie, devi andare a scuola. Ti aspettano le maestre. Ok? Allora svegliati, perché se fai tardi il primo giorno di scuola di vacanza, perché in realtà saremo in vacanza ma c'è scuola, poi le maestre si arrabbiano. Sophie? No, no. Ok, girati perché ti devi un po' svegliare. Buongiorno. 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 Ok. Niente, qui come al solito per svegliarsi ci vogliono le bombe, ma è così, anche voi Estreita ci mettete così tanto a svegliarvi? Sophie ci mette almeno un quarto d'ora. Much, much, much later. Ecco fatto, colazione di Sophie pronta, latte e biscotti alle mele e le gocciole che le piacciono tanto. Ma ora speriamo che si sia svegliata, andiamo a vedere. Sophie, sei pronta? Allora, sbrigati perché hai solo 10 minuti per fare la colazione e poi ti devi vestire. Ok, ma non è... il contrario, che prima mi devo vestire. Va bene, allora vai a vestirti. Abbiamo fatto sempre così. Allora adesso coprirai. Che vestiti ti devi mettere? Te li do io, ok? Allora mettiti lì al letto e ecco i tuoi vestiti. Perché i pantaloni di cavallo? Vogliamo mettere questi stamattina. No, dai, ma non devo andare a cavallo. Sto scomoda. Sei scomoda? Sì. Allora, vediamo che ore sono. Tieni, fammi vedere che ore sono. Allora, sono le 8. Quasi, praticamente. Quasi meno 7. Oh! Mancano 7 minuti alle 8. Allora, tu a che ora entri a scuola di solito? 7:05. Quindi siamo in ritardo, secondo te? Pronto? C'è qualcuno? Siamo in ritardo per la scuola? Secondo te riusciamo in 5 minuti a essere a scuola? In 10 minuti a essere a scuola? No. Quindi? Poi ti sto dando i vestiti, ecco qua, pantaloni da cavallo.
e non stai sclerando che siamo in ritardo. Quindi in realtà è tutto uno scherzo. Non andrai a scuola stamattina. E dove andrai? Vai a vedere il calendario, vai a vedere il calendario in cucina, corri, okay. Corri! Vado. Oggi è il 20? Corri, corri, corri! È il 20? Non lo so, andiamo a vedere. Come non lo sai? Sì, sì, è il 20, è il 20. Che cosa c'è scritto? Fa vedere. In realtà. Oggi è il 20, quindi cosa c'è scritto? C'è il... Capposta di cavallo! Quindi non vai a... scuola. Sei contenta? Sì! Dai, le maestre non sono... le maestre non erano state così cattive, vero? Ti vuoi nascondere? No! Guarda che sta arrivando la tua amica per andare al campus insieme, sbrigati! Eccoci qua, siamo quasi pronte per andare al campus, mentre Sofi fa colazione per fare prima perché siamo un po' con i tempi corti, io l'aiuto a pettinarsi perché ragazzi i capelli lunghi sono veramente lunghi da preparare, non so, forse... Sa che mi pettino sempre io. Sì, si pettina sempre lei, ma quando siamo in ritardo, cioè sempre... No, scherzo, quando abbiamo fretta l'aiuto un po' a pettinare la criniera. Tu stamattina dovrai pettinare la criniera dei cavalli. Però dai, forza, forza, forza. Qui che ore sono? Che ore sono? Non ho neanche un orologio sott'occhio? Sono le 7. Vediamo. Sono le 8 e 13 minuti e dobbiamo telare. Forza. Allora, Sofi, ora hai finito di fare colazione, ti stai spalmando la crema in faccia perché ci sarà molto sole. Siamo pronte, belle vestite, e adesso andiamo! Sì! Ok, adesso stiamo andando al campus e non vedo l'ora di fare il campus perché si monterà, si potranno fare le treccine ai cavalli e si potranno pitturare, fare i disegni sul pelo dei cavalli, i disegni che vuoi tu, una stella, cuore, sarà bellissimo! Sofi, però di alle Strigitas, che bello scherzo che ti ho fatto, te la sei bevuta, ci hai creduto! Sì, ma la prima volta come l'hai detto, ho detto è uno scherzo, uno scherzo, ci hai creduto, uno scherzo, ma dopo ci ho creduto, mannaggia te. Comunque è stato brutto pensare di dover andare a scuola, vero? Sì. Comunque l'importante è che non devi andare a scuola perché già avrai tutti i compiti delle vacanze, quello è vero? Non si dovrà andare a scuola anche mercoledì. E poi ci sarà la pagella che devo vedere se è arrivata sul registro, quindi Estrellitas, vedrete la pagella di Sofi. Rimanete collegati sul canale Las Lunas perché leggeremo la pagella insieme a voi. Ma in tutto questo scherzo non abbiamo ancora salutato le Strigitas perché non potevamo fare il saluto visto che c'era in corso un bello scherzo a Sofi. Adesso possiamo salutarvi come si deve. Hola Strigitas! Io sono Sofi, lei è Moni. E insieme siamo Las Lunas! Allora mi raccomando, rimanete con noi per il prossimo video e salutiamo tutte le Strigitas che ci stanno seguendo. E vi mandiamo tantissimi besitos! Ciao! Vi vogliamo bene!